I rifiuti danno fastidio, rifiuti grandi specialmente, se rompono le reti, insomma è pericolo di farsi male, si chiudono le maglie della rete, quindi rischi di fare sabbia, di rompere la rete. Che anche qui sono problemi anche per la navigazione, se li prendi nell'elica non riesci più a governare, devi venire a terra, devi chiamare il sommozzatore, devi andare addirittura in cantiere. Che poi adesso, come è messo adesso, è un po' un casino portare i rifiuti a terra, perché li devi scaricare, poi te personalmente li devi portare in ultima, devi mettere nelle zone dove ti dicono loro, poi una volta ti dicono metti qua, una volta ti dicono metti di là. Ci vorrebbero dei fondi, un aiuto per i pescatori, perché dopo che abbiamo lavoro duro, questo è un lavoro in più. Non puoi, dopo 24 ore, due giorni in mare, che fai il marinaio la plastica di qua, e il cartone sporco di là. Si pulisce il mare, ma da soli non ce la facciamo, è troppo. Voi forse non capite le dinamiche, ma quando si smette di lavorare alle 7-8 della sera e si arriva in porto, se tu hai la possibilità di abbordarti velocemente, ci metti 5 minuti, il comandante si dà l'abbordata, ragazzi scaricate, 5 minuti gettano tutto dentro e vanno a dormeggiare. Ma se arrivano a terra e devono aspettare mezz'ora dopo 15 ore che sono a mare, non può stare là in te la riva ad aspettare mezz'ora che arrivino. Bisogna mettere a disposizione dei servizi delle strutture. Qui in mare non c'è difficoltà, e la difficoltà la troviamo quando noi veniamo a terra. Perché purtroppo noi la volontà ce la mettiamo tutta, li tiriamo su anche magari dal fondo, dall'acqua, da quello che è, poi non sappiamo dove buttarli. Il fatto di avere tipo un'assurdità, all'entrata di Chioggia, nella laguna, dentro il Chioggia addirittura, nella laguna, tipo una piattaforma, una chiatta che nel passaggio, mentre noi veniamo dentro il porto, nelle banchine, prima di entrare ci fermiamo un attimo, versiamo tutti i rifiuti dentro questa piatta, è una cosa molto semplice. Ci crea problemi perché finché dell'immondizia piccola la raccogli, ma immondizia grossa non riesci a tenerla in barca per tutta la giornata, dunque sei costretto a ributtarla a mare, hai capito? Se invece ci sono degli incentivi o qualcosa che portandola a terra viene riconosciuto, hai capito? Dici ma sì, vado a Chioggia, lo scarico, dopo esco un'altra volta, però almeno non perdo la giornata, perché se comincio a raccogliere rifiuti, a un certo punto non ce la faccio più lavorare.